giocatori siano sopravvalutati, non sono all'altezza, parlo in particolare dei difensori. Quest'anno è mancato completamente Subotic e anche quel giocatore che giocava con Genoa, che segna ogni tanto, Papastatopoulos Sì. o Socrates, no? Sì. Insomma, sono giocatori che, per carità, sono giocatori di rendimento, ma per me Papastatopoulos, lo dico con tutto il rispetto, vale un po' di più di Standardo. Cioè, secondo me Viala è molto più forte di Papastatopoulos, per farti capire. Quindi è sicuramente casuale che siano arrivati a 11 punti in classifica, infatti sono convinto che risaliranno, però lì secondo me c'è molto da rifondare, seriamente. Hanno perso pezzi importanti in questi anni e non li hanno sostituiti adeguatamente. Senti, invece per la Liga questo 36-34-32 il Real Madrid e Barcellona Atletico Madrid, cioè questi distacchi di 2 punti ce li porteranno fino a fine campionato? Sai, sarà una cosa a tre come l'anno scorso, o il Real Madrid Sì, che sì, sì, sì. c'è questa polemica in Spagna di questi aiuti arbitrali che gli permettono sempre di iniziare le proprie goleate e quindi di aprire il risultato, vincerà il titolo magari con un distacco maggiore su Barcellona Atletico Madrid? No, decideranno sicuramente i confronti diretti, questa è l'impressione che ho. La lotta sarà fino alla fine tra Real e Barcellona, l'Atletico lo vedo è buon terzo in classifica. Anche perché mi dicono che ho letto sui giornali che probabilmente a gennaio ci daranno Godin. Sì, al Quindi è uno Manchester dei City giocatori, forse o è uno dei United. giocatori più importanti della, insomma, di quella squadra, perché è un grande difensore ed è anche uno che segna. Quindi io penso che alla fine la lotta sarà tra loro due, con l'Atletico che sarà terzo. E io il pronostico di inizio stagione era su Real. Tu lo Sì. sai, lo so che ti fa un dispiacere. Sono convinto che sia Real, però con la consapevolezza che il Barcellona il prossimo anno, se acquista finalmente un giocatore forte in difesa, il Barcellona prenderà poi l'immediato riscatto l'anno prossimo. Ma hai visto la partita del Ho Barcellona? visto il derby, sì, 5-1, come Se... no? Ho visto, ho visto. Ma ti dà l'impressione che Suarez, anche se non segni, però entra sempre nelle azioni, almeno No, in due Suarez ha gol? cambiato modo di giocare, bisogna dire che sta cercando anche di ricostruire la sua immagine. Certo. Cioè Suarez, ci ho fatto caso, cioè Suarez è un giocatore che di solito ha bisogno del gol, lui era abituato sia all'Ajax che a Liverpool ad essere il numero uno. Ecco, a differenza di Ibrahimovic, che comunque guardando il Barcellona ha fatto 19 reti, quindi non andò male, Sì. come si può far credere, ma andò ugualmente bene Ibrahimovic, pure quell'anno. In realtà Suarez sta facendo un lavoro straordinario per la squadra, si sta cercando chiaramente di riabilitare di fronte alla pubblica opinione internazionale dopo la vicenda del morso a Chiellini di quest'estate, e secondo me sta facendo molto bene. È anche sfortunato perché col Valencia ha segnato un gol Sì. regolare, gliel'avrà annullato, insomma, però mi sembra che stia andando veramente sulla strada giusta, e questo secondo me può aiutare molto il Barcellona in tutta la stagione. È vero, infatti il dato che riportano i giornali catalani è che 7 partite di campionato, 4 assist per Sì. 4 gol. Quindi questo. No, ma sta giocando veramente con grande sacrificio e questo gli va dato atto. Va bene, Carlo, ti ringraziamo e ti do appuntamento a lunedì prossimo. Grazie, grazie a voi, buon proseguimento. Arrivederci. Ciao Ciao, Carlo, buona ciao, serata. Ciao. ciao, ciao. Bene, chiuso il collegamento con Carlo Cotticelli, che ringraziamo, sempre preciso, sempre puntuale. Andiamo verso la fine della trasmissione. Oggi ovviamente è più lunga, anche perché non c'è il cilindro rosa questa sera. Insomma, oggi è festa nei paesi latini, quindi ci siamo presi anche i nostri conduttori e le nostre conduttrici, ricordo sempre per volontariato su RadioRomaFutura.it, insomma oggi. Però il football non si può fermare. E quindi eccoci noi qui a parlare di calcio, a parlare di football, a parlare di football. Ma dopo, al ricordo, alle 21 parleranno di Lazio, Nido delle Aquile, Riccardo Vagnarelli, Marco Misseri e Gianfranco Desideri. Allora andiamo alla pausa e sentiamo poi l'ultimo nostro collegamento telefonico, che ci parlerà di questa Saint-Embrun disastroso per le milanesi.
fire jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it. Eccoci sotto le note di Chumba Wamba, il Pampa Socio in diretta su Club de Football. Ciao Federico. Ciao Maxi, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori, buon inizio di settimana. Allora Federico è oggi ovviamente impegnato nel preparare l'albero, come avevamo detto venerdì, e quindi neanche la partita del Borussia questa sera, essendo festa, come dicevamo. Esatto. Però insomma, io partirei, ho annunciato il tuo collegamento, Federico ci spiegherà questo brutto Saint-Ambre sia per Inter che per Milan, più che altro per l'Inter. Ma che è successo ieri sera, dopo un primo tempo buono, no? Dice, dove l'Inter aveva segnato anche con Vandita. Che è successo per il secondo tempo? Il blackout totale. Blackout totale, io posso solamente dire che non ci sono parole, perché dopo un primo tempo giocato benissimo, comunque benissimo, non ci allarghiamo, un primo tempo giocato decentemente con il gol di Cardi, che cosa è successo? Deve essere successo qualcosa nello spogliatoio. Allora questo mi viene da chiedere appunto alla dirigenza, al Mancio in primis, lo spogliatoio forse è spaccato? Perché nel secondo tempo nessuno ha più passato palla a nessuno, insomma non si passavano più palla, Kovacic giocava per sé, Kuzmanovic giocava per sé, Guarin tirava da tutte le posizioni. Questo non è giocare a calcio, questo è semplicemente andare all'assalto della squadra della porta avversaria e cercare con fortuna un gol. Così non è arrivato. Poi io adesso mi sto anche un po' tenendo, ma se dovessi fare il tifoso come faccio? Spesso insomma, siamo stanchi perché non si riesce più a capire che razza di squadra è scesa in campo ieri. Mancio dopo la partita ha detto giustamente: sono incazzato nero anch'io, perché dopo quello che abbiamo visto non ci sono parole. Poi Palacio, non giocatore finito a questo punto, sì. Io amo Palacio, ma dico diamolo via finché siamo in tempo, perché almeno ci facciamo qualche spiccio, visto che ormai addirittura fa gli assist per le squadre avversarie. Insomma, ieri invece di giocare in 11 giocavamo in 10 contro 12, visto che appunto Palacio ha fatto pure l'assist per Terò. Mani nei capelli, io ieri sera tra l'altro stavo al compleanno del mister del Busserona, quindi ero anche abbastanza felice. Serata rovinata completamente, proprio perché non te l'aspetti da una partita in casa, striscioni verso i tifosi occasionali da parte degli ultra, perché comunque è uscito anche quello striscione, adesso vedete chi fischiate, e poi ecco la ciliegina sulla torta, la sconfitta che proprio non si riesce a capire a questo punto. 17 punti, io prego chi devo pregare, non si sa, il signore, tutti gli interisti cercano
qualcuno a cui affidarsi, ad arrivare almeno a 40 punti, perché 40 punti è la salvezza a questo punto, questo è quello che dobbiamo puntare. Poi due partite completamente difficili adesso, complicatissime, perché c'hai la Lazio in casa, che comunque è una buona Lazio, che sta facendo molto bene, e poi c'è il Chievo, se non erro, la prossima a Verona, quindi due partite complicatissime dove dovevano arrivare almeno 6 punti, ma io spero che almeno a Verona arrivi a questo punto un pareggio, visto come siamo messi. Sì, credo una disamina a dir poco perfetta, perché poi ieri è stata, dicevamo appunto, è stata una partita difficile il secondo tempo. Palacio, secondo me, Federico, ancora sotto shock su sulla finale del Mondiale, sul gol sbagliato. Un ragazzo non si è più ripreso, cioè ha bisogno probabilmente di un altro anno per riprendersi. E poi l'Inter... Vai. Sì, no, Palacio, come dici tu, è un giocatore che dopo il Mondiale non si è più ripreso. Io non riesco a capire che diavolo gli sia successo, soprattutto nei suoi pensieri, che cosa circola, perché forse dopo il Mondiale ha tirato i remi in barca, ma Palacio ha ancora una carriera davanti. Io adesso stavo vedendo l'età, 32 anni, insomma, un altro paio d'anni potrebbe tranquillamente farli. Cioè, leggere titoli come la Gazzetta dello Sport, Palacio da horror, cioè qualcosa di raccapricciante, ragazzi, perché se veramente siamo messi così, allora a questo punto io direi di dare via giocatori come appunto Guarin e Palacio, sacrificare un Kovacic, perché almeno ci puoi fare qualche soldo a gennaio, e rifare la squadra, perché a questo punto bisogna rifare la squadra. Era colpa di Mazzarri? Colpa di Mazzarri, colpa dei giocatori, è colpa dei giocatori. Perché a questo punto diamo via non solo l'allenatore, è già il primo, la prima testa che è saltata, di a parte un'altra testa. Il prossimo sarà Guarin, il prossimo sarà Kuzmanovic, Palacio, perché veramente io non ne posso più. Io e come tutti i tifosi interisti non ne possiamo più. Cioè, questa è una squadra che ha una storia, questa è una squadra che ha una dignità, quindi tirassero fuori gli attributi, per non dire altro, visto che siamo in diretta, ma se ci sbilanciamo qua volerebbero anche parolacce, ma non ne facciamo volare, però comunque tirassero fuori gli attributi, perché a questo punto io penso che già dalla prossima partita in casa, se dovesse arrivare un pessimo risultato, arriveranno i seggiolini in campo, come già è successo nella storia dell'Inter. Esattamente. Senti, dall'altra parte di Milano di certo non stanno ridendo, anzi forse piangono ancora di più. La Gazzetta oggi fa una disamina abbastanza dura su Milan e Inter, e se la prende un po' con l'Inter, se la prende un po' con la mancata esplosione di Kovacic e la crisi di Palacio, quello che stavi dicendo tu sul Milan, sul fatto che la difesa è a dir poco ridicola, prende una media di un gol a partita, i centrocampisti non eccellono nelle due fasi e davanti c'è un attaccante, segna solo Menez. Partendo dall'Inter, su Kovacic non ti sembra che sia stato troppo sopravvalutato il giocatore? E poi per quanto riguarda il Milan, anche in quel caso non ti sembra che la campagna qui si sia sbagliata, in particolare con Torres? Partiamo dal Milan, poi ripasso all'Inter, ma quello che hanno detto quest'estate a Club de Football Calciomercato si è avverato sul Milan, perché anzi hanno fatto una campagna acquisti veramente vergognosa, nonostante il presidente Berlusconi va ai pranzi ogni venerdì a Milanello a dire chi ha voluto Menez, chi ha voluto Torres, allora c'è qualche problemino, perché Torres è un fantasma, ma lo sappiamo benissimo. Menez non può fare sempre tutto da solo e risolvere le partite ogni domenica. Gli altri acquisti, uno su tutti, Buonaventura, ha giocato 5 partite buone e poi si è perso, quindi c'hanno poco da ridere dall'altra parte di Milano. Il Milan però comunque è sopra l'Inter, attualmente